L'Università per Stranieri di Siena ha organizzato i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2015 presso il Palazzetto dello Sport Melzani. In programma musica e buffet per gli studenti cinesi del programma Marco Polo Turandot e gli studenti dei corsi di laurea e di lingua dell'Ateneo. In occasione del Capodanno cinese si è tenuta al Teatro dei Rinnovati l'anteprima del film di Maria Grazia Cucinotta C'è sempre un perché, film ambientato in Cina e coprodotto dall'attrice. Per noi è un grande onore portare ancora una volta in questo meraviglioso Teatro dei Rinnovati un'iniziativa che vede coinvolti i nostri studenti cinesi, è vero, ma ho visto anche studenti di altre nazionalità e anche i tanti studenti italiani che stanno imparando invece il cinese e che quindi stanno imparando a conoscersi con i loro coetanei cinesi. È bellissimo vederli tutti qua dentro. La nostra università, in generale la città, è un luogo di incontro di persone con lingue e culture diverse. E credo che manifestazioni di questo tipo, che fanno sentire gli studenti stranieri e stasera gli studenti cinesi in particolare come parte integrante della città, siano bellissime e importantissime e che offrano un modello di convivenza, un modello di integrazione che purtroppo troppo spesso tendiamo a dimenticare. Sono felice che la signora Cucinotta abbia accettato il nostro invito e ci abbia offerto questo onore di presentare in anteprima mondiale questo film e spero appunto che questa sia solo la prima delle occasioni in cui ci potremo incontrare. Sono ormai anni che lavoro in Cina, per me non esistono più differenze, è un popolo meraviglioso di grandi lavoratori che purtroppo vivono ancora grandi pregiudizi. Perché fanno paura perché loro non smettono mai, sono infaticabili e questo qui li rende pericolosi per un popolo che è abituato a essere anche un po' più viziato.